Buongiorno, 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 buonasera, buon pomeriggio e buonanotte a tutti gli amici di o dello Zoo di Football. Allora, ragazzi, oggi potevo rifare un'altra live, ma al di là che noto che c'è un mortorio, ragazzi. Ragazzi, io non so più che cosa fare, che contenuti portare, ragazzi. Oggi esce FIFA. Ben venga che esce FIFA, perché è giusto che Konami se lo prenda in culo. È giusto che Konami se lo prenda in culo, perché ragazzi siamo arrivati a proprio neanche a una settimana dal gioco che io ho già le palle piene, ma ho notato con che la stragrande maggioranza ha già le palle piene, perché raga non c'è nulla, non c'è nulla raga, non c'è nulla, 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 io non lo so, vedo. Ho sentito e vedo gente entusiasta del gioco che uscirà oggi, quello normale, no, quello a pagamento, non so come si chiama, poi quello fra la settimana con lo standard, sembra pagamento. La voglia di iniziare un gioco nuovo, cosa che per me Konami ha sbagliato strategia, ha sbagliato strada. Dì, ma vabbè, ma che te frega, te hai giocato, ma non me ne fotti un cazzo, ragazzi. Ma io che contenuti dovrei portare? Cioè, anche nelle live, che cosa dovrei portare? L'incazzatura? E poi? Cambi questo, cambi quello, vabbè, facciamo così e facciamo così. E poi? E poi? Che faccio? Che faccio poi? Ecco qua. Ovviamente, tu che fai Konami? Bisceglie, o Modugno, Bari, Puglia, Italia, metti tutti in inglese. Ma vattene a fanculo. Ma vattene a fanculo, vai. Vattene a fanculo. Raga, al di là che ci sono altri content creator, sono aumentati, sono straaumentati. Raga, ma i miei numeri stanno morendo. I miei numeri stanno morendo, ragazzi. Sarò io che sono diventato vecchio, sarò io che ormai ho annoiato la gente a guardarmi. Avete pienamente ragione. Sì, non sono drastici i numeri, ma non sono i numeri di una volta. Cioè, sono saliti, sì. Sono saliti, sì, ma non sono numeri stratosferici di una volta. Io non lo so, a me il gameplay non piace, ragazzi. È inutile che voi venite qui a fare i difensori di sto cazzo. A me non piace. A me non piace. Non piace, non mi diverto, io mi devo divertire. Al di là delle sconfitte, a me che non me la fottono un cazzo. Neanche quello contro Como ho fatto, ragazzi. Neanche quello contro Como ho fatto. Non l'ho fatto, mi rompo, mi stufo. Lo posso fare mentre lancio. Sì, vabbè, non me lo dai qua, dammi un'altra testa di cazzo da dargli i cosi qua. Ok. Mi rompo i coglioni, raga. Rompo i coglioni a voi, mi rompo i coglioni io. Quale monete le faccio? Guarda, siamo arrivati a 5.000 monete. Non spacchetto, ma non esiste proprio. Mi fa tutto schifo. Tutto. Non c'è divertimento, ragazzi. Non c'è divertimento. È inutile che uno ci giri intorno. Non c'è divertimento. Poi guardate qua. Mi dai l'abilità Rabona. Boh. Questo ce l'ho già, gliel'ho dato già l'abilità cross calibrato. Che rottura di coglioni, veramente, raga. Scusatemi il mio sfogo, ma mi sono rotto le palle proprio, ma proprio me le sono proprio. Le ho bottate le palle, raga. Le ho abbottate. Le ho abbottate proprio, raga. Questo che fa? Quanto diventiamo? 93. Vabbè, pensavo fosse più veloce. Mi annoio, raga, mi annoio. Io, cioè, non ho più voglia di giocarci. 93 è una merda praticamente.
Ci ho pensato, io ci sto pensando molto, cosa fare, cosa non fare. Ragazzi, sono combattuto proprio, ragazzi. Sono molto combattuto, molto. Sono molto combattuto. Sono molto combattuto. Cioè, non... Giochiamo così, raga. Che avevo di? Ci siamo divertiti, divertiamoci così. Non so che fare, raga. Mamma, non so più che fare. Non so più che fare, non so più cosa portare, che contenuti portare. Veramente. Stiamo in una botta di ferro proprio. Faccio un'altra così, poi cambiamo squadra, raga. Mi sono rotto già i coglioni pure di giocare così. Questa è la verità, raga. Non so neanche cosa dire. Non so neanche più cosa dire. Chiedo scusa ragazzi, sono abbattuto ragazzi, sono molto abbattuto, sono molto dispiaciuto, sono molto... Ecco qua. Tornerò come una volta, che vedevo di... Mi vedo qualche film, qualche serie TV, un altro turco di merda. Che palle raga, turco, calamai... Che palla sta... Ma vaffanculo, vai. Diciamo così che già mi sono rotti i coglioni. Fanculo, tu Messi che sei una merda. E perché non... Delusione totale. Delusione totale. Delusione totale, ragazzi. Anche il mio amico, collega, lo posso definire amico a livello sociale, Alessandro Gamer, ragazzi, la pensa peggio di me. E è uno che comunque gioca meglio di me. Parliamoci chiaro. Ma si è rotto i coglioni, ragazzi. Il 99% passerà a FIFA nuovamente. Ma non è perché uno perde, vince o... Non ci sono conti... Cioè, raga, io al di là delle divisioni, che cazzo vi porto? Cioè, io perché dovrei spacchettare? Cosa che non faccio più, meno male, da anni. Da anni. Per avere gli stessi giocatori. Mi rammarica sta cosa. Mi rammarica. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida Vabbè. serata. Un clima
perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono ecco arrivati in massa. Non si riesce a fare più niente, raga. Poco importa che si tratti di una finale. Il blitz cooler non mi funziona più. Io non lo capisco perché c'è ancora. Allora, lo tolgo, metto Cruyff, rimetto Rummenigge là, basta. Cioè, perché devo avere un giocatore pagato? Pagato, perché pagato, vabbè, non di tasca mia, lo stiamo dicendo per la 750 millesima volta. Monetizzo, il mio canale si monetizza grazie alle vostre visualizzazioni. Io di tasca mia non esco più un euro da qualche anno, ragazzi. Non so come spiegarvelo. Ovvio che non faccio cifre folli, guadagni pazzeschi, perché ragazzi, io guadagno sgobbando. Produco trasmissioni peraltro, anche famose, quindi faccio il mio lavoro, non sto qui ogni volta ad elencarvelo. Non monetizzo. Però ragazzi, che cosa facciamo? Si è liberato con un inserimento sul filo del fuorigioco ed è stato premiato con un pallone nello spazio dato Fabio con il goniometro. Tutto perfetto. Mannaggia, chi te strabbe? E la partita inizia alla grande, subito gol. Eccolo solo là. Verso il centro. Può liberare il tiro. Occhio al bella parata di Ter Stegen. Cross in mezzo. Che modo ha sto figlio turco di merda? Del Piero ha letto bene l'azione, ottimo intervento. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi go e veloci nel passaggio. È gol, è gol. Ma l'ho visto dall'inizio, raga. L'ha presa. Non riesco a capire che modo ha sto turco di merda. Devo fino alla fine. Mi state sul cazzo. Mi state sul cazzo, solo Teramare mi piaceva perché ero costretto a vedere. Mi stai sul cazzo proprio. Ma così siamo troppo avanti. Ci pensa il portiere a respingere. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. E tutto solo davanti alla porta. Dal tiro. Si è liberato bene. No, vabbè. No, è giusto così. Giustissimo così. Mannaggia che da chiave che da mount. Mannaggia che da chiave che da mount. Accelera per smarcarsi, prova a darla profonda nello spazio, ecco il tiro, c'è una falta. Ma fa mocca mamma, ma chi è che c'ha il 17 là? Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Il Manchester United può gestire un comodo vantaggio di quei reti. Su, la morte tu, quello turco da merda. State sul cazzo. State solo voi a giocare. Voi siete stati la rovina di questo gioco. Lo dirò sempre. Avete rovinato questo. Il pattume di Konami avete rovinato. Dai, cazzo, che cazzo stai a fare là? Ecco qua. Dai, che mandiamo in fuori gioco. Da una zocca, però ma no. Palla nello spazio, attenzione. Del Piero se ne va. Vede la porta da qui, occhio che tira. Ecco qua. Non mi esce più. Non sarebbe stata la prima
Oh! Tremone, ma è fermo un ducchio, Teramara! Teramara e altre serie TV vecchie che Berlusconi ha comprato, Canale 5, detto da lui, non è che me lo sono inventato, eh. Però ragazzi, però, vabbè che sono scarso, però ragazzi, ma la sfiga che ho io è una cosa incredibile, oh. Cioè la sfiga che ho io è una cosa incredibile. E beh, ho primo palo, tramao. Nico, dove cazzo te ne vai? Dai, deve crossare per forza. Turkish de merda. Ecco, il cambio gioco, vedete quando deve funzionare? Non funziona. Cioè, eh sì, però lui l'avresti fatto continuare, Konami. Ovviamente ragazzi, dopo questa, che io ripeto vado a fare dei servizi, se ho voglia continuo a giocare senza registrare, oppure registro per domani, ho pensato, che domani molto probabilmente, per 2 giorni non si accende la play ragazzi. È così perché... è così. Ecco qua. Tac, vabbè, dai. Dai. Adesso cambia la partita, ragazzi. È incredibile sto gioco. È incredibile, dai. Modric, quarantenne, raga. Guarda. È cambiata la partita, raga. Perché io non riesco mai a fare un colpo di testa? Ma guardate Morci a questo, come cazzo li corre. Ma raga, ma dai, ma non c'è lo smart assist. Tripletto, ma io. Ma questi rompicoglioni giù. Però sta di fatto che... vediamo come finisce la partita. Sta di fatto che sto mod... ma guarda sto mod già questo. Indiavolato sta. Lui sta indiavolato perché sta perdendo. Quindi glielo do del culo. Comunque sta a giocare, me le intercetta tutte, oh. Beh.
te la prendi tutta questa esultanza. Coglione. Te la prendo Donnarumma, cosa? Non l'hai vista partire Donnarumma? Non lo vuoi rivedere? No, turco di merda. Te lo dirò a finale finito. Turco di merda, mi state sul cazzo proprio. Qui, tra lo zio, batti in danazzo o cazzo. Sono implacabili. L'allenatore continua a incoraggiarli perché sa che bisogna sfruttare al meglio l'inerzia a proprio favore. Stanno giocando bene e sono anche divertenti da vedere. Ma mi serve un terzino. Sinistro. Non ne ho. Chi è sto Modric? Ah, quello bussato, eh. Un piccoglione, oh. Adesso sta bene, squadra che vince non si cambia. Vedete la freccia su? Buono. Solo quello e me l'aveva capito il buon Beckenbauer. Naccia la mutta. Vediamo, deve scapparglielo. Niente, raga. Ah, porca troia. Ci ha messo 3 ore, oh. Ah, è rimessa dal fondo, bellissima questa. Dai. Ma se prendo 4 gol in 15 minuti, veramente. Devo sistemare la tattica secondaria. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Schneider, una bella giocata nello spazio. E dai, ma non stai giocando con tuo fratello, Cristo Santo. Niente, non va, raga, non va più. Non funziona più. Non funziona più. La gioca lunga sulla sinistra. Ecco De Bruyne. Pure a questo De Bruyne va a 200 all'ora, raga. Gioca in selo. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Vabbè. Non l'ho capito qua. Poteva sfruttare meglio il corridoio che si era venuto a creare. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Sì, via la pelle sta a guardare. Ah, bello questo. Tocca con la testa. Si salvano con la traversa. Figatilo in gut, Ramau. Doppiamente in culo, Stramon ha vinto. Ha
mi sa che a questi gli ho del culo. Ho una vaga sensazione. Penso vittoria strameritata, portatela a casa, Hendrik. Forte, forte, forte questo. Lettera, la raga, frecce su blu, fateli giocare. 31 punti, pensavo di più. Delitto. 17, 26, manca il 3. Il 3, no, chi è lui? 14, lui, 5. Ok. A 7 lui, no, facciamo lui il 3. 17 lui, facciamo il 3, no? Ok. Ora. Ma vediamo. Ho visto l'avversario, Non so se è un turco di nuovo. Diab, ahia. Se la Diab era... Mm.
stanno tutti bene, diciamo. Diciamo. L'intenzione si rischia serve portarlo, mannaggia chi ti strabbi. Ed è il PM si cazzo. Hola. Stanno tutti bene. Ah, raga, non c'è altro da fare. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Quella madonna, questa lancia già. Voglio andare più qua. Mamma mia, che nervoso questi. Ancora devono fare la facciata mia laterale qua. Mamma mia. Come sono lenti da voi, raga. Che sei l'Italia, guarda, che sei l'Italia, non fai due marciapiedi. Ma è un mese che stanno qua, un mese. Oh, ho sbagliato il tasto, mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Minchia, questo è in anticipo, va. Voilà, e che cos'è sto stop? Ma è rigore. Ah, ma lo butti fuori pure anche. Col bug, col cazzo lo prendi. Ha trattato il rigore come una formalità. Non si è fatto emozionare né distrarre. No, no. L'ha fatto sembrare facile, grande freddezza. Ma non è stato espulso. Arret! E poteva sfruttare meglio il corridoio che si era venuto a creare. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha. Perché non saltano a me, raga? Ma devono continuare ad avere lo stesso atteggiamento che li ha portati in vantaggio. Un calo di tensione potrebbe cambiare l'inerzia della gara. A sinistra con il passaggio. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Madonna mia, che palle di merda che mettono. Pallone interessante in verticale. Minchia, come è accelerato questo. Siamo evidentemente sull'1-0. Oh, come cazzo Ivano? E che cazzo è morto? Tutto là, tutti in diretta. Chi è?
direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre al capovolgimento di fronte. Ma Yasser da tecnica scienza, dammi ci vuoi. Si libera della palla ed evita complicazioni. Ma non Messi. Oh! Ma lo state vedendo come è svinchiato? Oh! Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Prova a cambiare la situazione con la giocata in avanti. Niente, da prendere il gol. Mi sta nervosendo a sentire sti cazzi di rumori qua giù. Madonna mia. E nell'aria, ragazzi, nell'aria. E nell'aria. Niente, non riesco più a sfondarlo, ragazzi. No, ma come fa a stare in terza divisione questo che mi sta facendo il culo? Ma dove va quello? Ottimo movimento sulla corsia, azione pericolosa. Buona posizione della difesa, devia la palla in calcio d'angolo. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora zero per gli avversari. Bellingham. E vabbè, sì. Niente raga, non riesco più a ripartire. Bellingham. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Bellingham prova a darla profonda nello spazio. Prova a superare la difesa con un filtrante. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Fuori gioco. Movimento brillante alle spalle della difesa. È stato protagonista di uno scatto imperioso. Niente, sembra che sta giocando in 10 questo. Bella parata di Ter Stegen. Cerca l'uomo là davanti. Anticipa la traiettoria del pallone. Meno male che lo state vedendo tutti, Splendida l'azione del portiere. Il portiere ha reagito proprio bene su quel pallone. Era molto pericoloso. Temps additionnel, 1 minuto. Rice. Allontana il pericolo. Non so che fare, raga. 45 minuti di calcio. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa. Mi sta letteralmente massacrando. Massacrando con giocatori base, raga, quasi, non ci credo. Gli vanno 3000, gli vanno. Gli vanno a 3000, oh. I 22 giocatori in campo non hanno lesinato energie e spero possano ripetersi nel secondo tempo. Ci sarà da divertirsi. No, beccati questo però. Vantaggio di due gol. La partita si mette in discesa. A Gigione. Beh. Pazzesco. Il tiro aveva un effetto pazzesco. Che tiro pazzesco. Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta, una conclusione splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante con due reti. Facciamo nervosire un po', dai. Un secondo a casa, raga. Non mi spiego Van der Vaart questo. Ecco qua. Boh, raga, io sto. Metti l'attacca giù e salgono sui giocatori. Boh. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. È lui che mi difende. Non so difendere io, non devo difendere. Ma dove, ma come la mette la palla quello? Cioè, ma ci rendiamo conto? C'è Messi. Prova a ripartire in velocità. Sono
Ma era Holland la palla, mo è che mo sto che nervosi, one new. Ot che faccio nervosi la lui, mo sto che nervosi io, mo. Niente, io l'ho data a Holland. Esatto, Fabio. Sceglie di andare per vie verticali. Il portiere dice di no. Può tenere la volta da lì. C'è il retropassaggio. La taglia della porta. Partita riaperta, il vantaggio non è più così sicuro. Eh sì, Fabio, non possono giocare stessa tranquillità, il vantaggio si è dimezzato, quindi gli avversari hanno dimostrato di saper reagire. Prova il cross. E vai via, Holland, sei opportunista. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Colpisce. Questo è un gran gol. Questo è un gran gol, raga. Questo è un gran gol. Tutto si può dire, ma tanto che non è un gran gol. È un grandissimo gol. Pensava che tiravi, eh? Oplea, cavolo. Beh. E pigliatelo nel buscio del culo, pigliatelo. Boh, 30 punti, ma sembrava fortissimo. Cambia, al di là di tutti i giocatori che possa avere, però a sinistra, il cazzo è a sinistra, raga. A sinistra. Vieni qua, vieni. Può fare una cosa e l'altra questa. E Nedved, ti devo sacrificare. Perché vedete? Ma dribbling. Dribbling anche un po' di meno, eh. E mi frega a me che 85. Ok. Perfetto. 100. Perfetto. Beh, raga, vi voglio bene. Ciao.